Ciao ragazzi e bentrovati. Anche questa settimana parleremo di trapezi. In particolare, come avevo già preannunciato, parleremo del trapezio isoscele. Andremo a vedere le caratteristiche del trapezio isoscele, che cosa lo distingue da tutti gli altri trapezi. Allora, iniziamo. Il trapezio isoscele, come tutti i trapezi, ha una sola coppia di lati opposti e paralleli, le due basi, la base minore e la base maggiore. In questo disegno, in modo particolare, BC è la base minore, AD è la base maggiore e AD e BC sono paralleli tra loro, come vedete dal simbolo in basso. Ancora, il trapezio isoscele ha due lati non paralleli tra loro, i cosiddetti lati obliqui, e come caratteristica questi due lati sono di uguale misura tra loro. Quindi AB e CD sono i due lati obliqui, sono non paralleli, ma sono della stessa identica lunghezza. Quindi AB è uguale a CD. Ancora, come tutti i trapezi, anche il trapezio isoscele ha due altezze, che sono i due segmenti che escono dai vertici della base minore e cadono perpendicolarmente alla base maggiore. Cosa significa? Che da B un segmento va a finire sul lato AD e forma con il lato AD due angoli di 90 gradi, due angoli retti. Quindi BH posso dire che è perpendicolare ad AD. Con questa T rovesciata indico la perpendicolarità. Stessa cosa dal vertice C. Si può far uscire un segmento che va a cadere perpendicolarmente al lato AD nel punto K, cioè forma due angoli di 90 gradi con il lato AD, quindi CK è perpendicolare ad AD. Nel trapezio isoscele la caratteristica è che CK e BH sono tra loro di uguale lunghezza, sono uguali, quindi avevamo i due lati obliqui uguali, adesso abbiamo anche due altezze uguali. Ancora, come in tutti i trapezi, anche nel trapezio isoscele ci sono due segmenti che uniscono i due vertici opposti e sono le diagonali che sono incidenti tra loro, cioè si incrociano tra loro. Le due diagonali in questo caso sono AC e BD. Anche le diagonali nel trapezio isoscele sono di uguale lunghezza, quindi AC è uguale a BD, stessa identica lunghezza. Per cui, concludendo, riassumendo, come tutti i trapezi, anche il trapezio isoscele ha quattro caratteristiche. Ha una sola coppia di lati opposti e paralleli che formano la base minore e la base maggiore. Ha una sola coppia di lati non paralleli, i cosiddetti lati obliqui, ha due segmenti che partono dai vertici della base minore e cadono perpendicolarmente sulla base maggiore, le altezze, e per finire ha due segmenti che congiungono i vertici opposti, le diagonali. E se ci fermassimo qui, non è diverso da nessun altro trapezio, ma per essere un trapezio isoscele deve avere tre caratteristiche essenziali, e cioè i lati obliqui, quelli non paralleli, devono essere di uguale lunghezza, per forza. Le due altezze perpendicolari alla base maggiore sono di uguale altezza e le due diagonali incidenti sono di uguale lunghezza. Quindi il trapezio isoscele ha i due lati obliqui di uguale lunghezza, le altezze di uguale lunghezza e le diagonali di uguale lunghezza. Quindi, facendo riferimento alla figura che abbiamo utilizzato, ABCD, possiamo dire che AD e BC sono paralleli tra loro, opposti e paralleli, e formano la base maggiore AD e la base minore BC. I lati obliqui AB e CD non sono paralleli, ma sono di uguale lunghezza. Ancora, il segmento BH perpendicolare ad AD e il segmento CK perpendicolare ad AD sono le due altezze e sono di uguale lunghezza, quindi BH è uguale a CK. E per finire, i segmenti AC e BD incidenti sono le diagonali e anche loro sono di uguale lunghezza. A questo punto copiate questa lezione sul quaderno di geometria, come avete fatto con quella precedente, e studiate queste caratteristiche che contraddistinguono il trapezio isoscele da tutti gli altri trapezi, queste tre uguaglianze.
i due lati obliqui uguali, le due altezze uguali, le due diagonali uguali. Buon lavoro!